e meno del meno. Chi fa il mio mestiere senza idee è una penna randagia, che si lascia sfuggire un colpo giornalistico, chi non vive dei piccoli miracoli che fanno la notizia, e meno del meno. Stavo in chiesa al matrimonio di Giuliana d'Asburgo, quando decisi di usare quel grande organo di risonanza che è il cervello. Dell'abito di Giuliana sapevo già tutto, come le altre mie colleghe imprigionate tra la folla. Ma il giornale per cui scrivevo non poteva saperlo per primo. Già l'impotenza mi stirava in un lungo sbadiglio, quando mi venne un'idea di gran razza. Finsi di svenire e mi dovettero trasportare sopra le teste fuori della chiesa. Da un negozio di vini e oli dettai al mio giornale il pezzo sul vestito di Giuliana d'Asburgo. Fu una cannonata micidiale. Due righe di quel servizio valevano la promozione a caporedattore. Le mie colleghe rimanevano imprigionate tra i salmi, sconfitte dal mio svenimento. Adesso che sono chi sono, alle mie colleghe giovani dico: se scrivete con il piglio di una casalinga, siete delle artiste nane. Commento: chi esercita professioni molto competitive spesso diviene arido, perché comprime la sua esistenza nella tecnica del suo lavoro. Le guide immateriali spiegano che questo è un comportamento poco evolutivo, perché il lavoro non è un fine, ma un mezzo per accedere a un sentire più ampio. L'evoluto non lavora per il proprio lavoro, ma per il beneficio che il proprio lavoro può arrecare agli altri.